Buongiorno a tutti, sono Claudia Polenghi, mi presento, mi occupo di medicina naturale e aromaterapia e sono co-founder di Alambicco. E Alambicco è il nostro spazio dedicato all'aromaterapia, agli oli essenziali che utilizziamo sia in senso erboristico e terapeutico sia in senso cosmetico. Nel nostro laboratorio ci sono più di 150 oli essenziali e altrettanti proprio dedicati alla profumeria, quindi un mondo meraviglioso legato ai profumi e all'aromaterapia. In questo video oggi vorrei spiegare bene tutte le modalità di utilizzo, o meglio, quelle più maneggevoli per l'uso autonomo a casa, in modo tale che possiate maneggiarli e usarli in totale sicurezza e anche consapevolezza. In particolare, le modalità di utilizzo degli oli essenziali sono due, cioè la via olfattiva e la via dermica. Allora, la via dermica prevede l'assorbimento degli oli essenziali attraverso la pelle, mentre la via olfattiva prevede il contatto con gli oli essenziali attraverso l'inalazione e quindi il contatto delle molecole volatili degli oli essenziali con le mucose nasali e poi alcuni distretti del cervello limbico. Quindi partiamo dalla via dermica. Allora, la via dermica prevede l'applicazione degli oli essenziali sul corpo, sulla pelle, cosa che non deve mai avvenire però attraverso l'applicazione diretta degli oli essenziali. Gli oli essenziali puri sono da utilizzare con molta precauzione e soprattutto devono essere selezionati naturali al 100% senza additivi chimici o di sintesi che appunto li inquinano. Ovviamente qui da noi trovate oli essenziali puri e naturali al 100%. Quindi per via dermica gli oli vanno sempre diluiti. Allora, le diluizioni possono essere fatte in vari modi. La prima è una diluizione in olio vegetale. Quindi qui abbiamo per esempio due oli vegetali che si usano frequentemente nella diluizione. Sono l'olio di jojoba e l'olio di mandorle. Sono quelli più facilmente utilizzabili perché hanno soprattutto la jojoba che è una cera, non si ossida facilmente e quindi diciamo che è facilmente assorbibile e non lascia un senso di unto sulla pelle. Le diluizioni vengono fatte secondo questo criterio, cioè si prende la quantità di un cucchiaio circa di olio vegetale, quindi o mandorle o jojoba, che corrisponde circa per esempio a 10 ml, e all'interno di questo boccettino, che può essere anche rappresentato da un cucchiaio da cucina, per esempio, si fanno cadere 5 o 10 gocce di olio essenziale o di miscela di oli essenziali che si desiderano poi applicare sulla pelle. Questa applicazione poi può avvenire o nel distretto di riferimento di cui ci vogliamo occupare o che vogliamo trattare, quindi per esempio se abbiamo un dolore osteoarticolare o abbiamo delle problematiche della pelle o abbiamo delle botte, degli ematomi, degli eczemi sulla pelle, li applichiamo localmente. Oppure possono essere anche applicati in due parti particolari del corpo che sono proprio dedicate alla via dermica, che sono la pianta del piede e la zona lombare. Quindi, quando si fa l'applicazione sulla pianta del piede, le molecole degli oli essenziali vengono assorbite attraverso le cellule di grasso, no, della pelle, vengono poi trasferite nel microcircolo e da lì trasportate in tutti i distretti del corpo. Quindi diciamo che le molecole poi si diffondono e attraverso le miscele che hanno appunto una finalità terapeutica arrivano nell'organo di riferimento per lavorare, fare quello che devono fare, insomma. Queste sono le due modalità di assorbimento degli oli essenziali via dermica. Allora, un'altra via di utilizzo degli oli essenziali via dermica è il bagno aromatico, che io amo particolarmente. Il bagno aromatico consente l'assorbimento degli oli essenziali attraverso la pelle e si prepara in questo modo. Si prende un contenitore di ceramica, lo si riempie di sale integrale, può essere il sale di Mozia, può essere il sale dell'Himalaya, l'importante è che sia integrale. Poi si aggiunge un cucchiaio circa di olio vegetale, può essere anche in questo caso l'olio di mandorlo, l'olio di jojoba se ce l'abbiamo già in casa, o anche l'olio di oliva se non abbiamo questi due, e poi si aggiungono le gocce di olio essenziale o di miscela di olio essenziale che abbiamo scelto per il bagno. Quante gocce? Di solito se ne aggiungono da 10-15 in base, diciamo così, all'intensità degli oli che si utilizzano e anche in base alla gradevolezza, cioè a quanto ci piace fare un bagno. Sicuramente diciamo, l'idea della gradevolezza è un ingrediente importantissimo per tutte le modalità di utilizzo degli
figlioli, e quindi le regole o le indicazioni che vi sto dicendo non sono mai standard o schematiche, quindi dovete sempre un po' anche voi entrare nel mood anche olfattivo proprio della miscela o dell'olio che state utilizzando. Comunque nella vasca si fa contemporaneamente scendere l'acqua. Una volta che noi abbiamo creato nella nostra ciotola questa emulsione, appunto misceliamo il tutto, ci immergiamo in modo tale che il corpo sia immerso fino al torace e poi facciamo sciogliere la nostra emulsione direttamente nell'acqua. Stiamo in acqua circa 15-20 minuti, possibilmente rilassandoci, quindi anche creando un'atmosfera molto gradevole con delle candele, con della musica, ci rilassiamo e poi appunto possiamo uscire dalla vasca preparandoci poi una bella tisana idratante, perché il bagno aromatico assorbe molto i nostri liquidi e quindi dopo questo rituale è necessario reidratare il corpo con una buona tisana. Per quanto riguarda invece la via olfattiva prevede anche qui varie modalità. Allora, intanto c'è l'assunzione per diffusione ambientale, quindi la diffusione avviene di solito con queste due modalità, non sono le uniche ma vi dico le principali. Si può utilizzare l'aroma diffusore a candelina, si dice, nel quale si riempie il contenitore di acqua, si fa cadere qualche goccia di olio essenziale nel contenitore e poi si accende la candelina qui sotto che scalderà il contenitore stesso. Il calore poi provocherà la volatilizzazione appunto delle molecole degli oli essenziali che verranno poi inalate attraverso il cavo nasale. Quante gocce si mettono nel contenitore? Solitamente la posologia standard è di una goccia per metro quadro della stanza, quindi per una stanza più o meno grande 20 metri quadrati si aggiungeranno 20 gocce nel diffusore. L'altro diffusore è il diffusore a ultrasuoni, che invece attraverso il riscaldamento elettrico crea la vaporizzazione e in questo caso le molecole degli oli essenziali vengono diffuse nell'ambiente attraverso il vapore. Vi spiego gli step di utilizzo dell'aroma diffusore ad ultrasuoni. Allora, si riempie di acqua il contenitore interno, poi si collega il filo alla presa di corrente, si aggiungono poi le gocce di olio essenziale che devono essere in queste quantità, cioè di mezza goccia per metro quadrato dell'ambiente, più o meno, quindi non sono mai queste dei quantitativi standard, anche perché è importante considerare la consistenza dell'olio essenziale, cioè gli oli essenziali per esempio più agrumati sono più volatili e meno consistenti, mentre per esempio i legni sono un po' più intensi e pesanti, quindi in base anche a questo criterio si scelgono le gocce di riferimento. Poi lo si accende per circa 20 minuti, che è il tempo necessario affinché le gocce, ormai le molecole di olio essenziale, si diffondano nell'ambiente. Lo si usa soprattutto la sera prima di dormire o nell'ambiente durante il giorno. Diciamo che lasciare accesi questi diffusori per più tempo non ha molto senso, salvo che nel caso del diffusore ad ultrasuoni, che attraverso la vaporizzazione può anche favorire l'umidificazione dell'ambiente. Ecco, queste sono le due modalità più comode e più utilizzate per la diffusione. Un'altra modalità di utilizzo degli oli essenziali per via olfattiva è lo stick olfattivo, che è uno strumento molto comodo e molto maneggevole che possiamo usare ripetutamente durante la giornata, magari portandolo in borsetta con noi o nei luoghi, no, dove ci rechiamo durante la giornata. C'è un tampone interno sul quale si fanno cadere poche gocce di olio essenziale, 2, 3, 4 al massimo. Anche qui la quantità dipende dalla vostra sensazione proprio olfattiva e poi si inala direttamente dallo strumento più volte durante la giornata. Si possono inalare gli oli essenziali anche attraverso le mani, soprattutto nei momenti di emergenza o quando abbiamo delle situazioni, soprattutto emotive, abbastanza acute. Allora l'utilizzo dell'inalazione a coppa, si dice, è forse quello più indicato. Cioè, si fanno cadere pochissime gocce di oli essenziali sulle mani e si inala in questa modalità a coppa ripetutamente fino a che il sintomo o il disagio non si è attenuato, e questo lo si può fare più volte nella giornata al bisogno. Un altro metodo di utilizzo degli oli essenziali per via olfattiva sono le inalazioni umide, che si chiamano anche suffumigi o più popolarmente fumini. Questa è una pratica molto molto indicata quando ci sono delle congestioni alle alte vie respiratorie, però è una pratica che va svolta nella maniera corretta.
corretta. Quindi si fa bollire l'acqua corrispondente ad una ciotola, poi la si versa in questa ciotola. A questo punto si fa cadere una goccia di olio essenziale che abbiamo scelto per il suffumigio. Ci copriamo poi la testa con un panno e respiriamo ad occhi chiusi fino a quando il profumo dell'olio essenziale si è volatilizzato. Dopodiché aggiungiamo una seconda goccia di olio essenziale e ripetiamo questa pratica nell'arco poi di vari minuti, 5-10 minuti se necessario. La cosa importante qui è non aggiungere tutte le gocce di olio essenziale nello stesso momento, perché l'intensità poi delle molecole degli oli sarebbe troppo importante. Un'altra modalità per la via olfattiva è quella dell'inalazione secca attraverso il fazzolettino di carta. Quindi si fa cadere l'olio essenziale due gocce al massimo su un fazzolettino di carta e lo si inala direttamente per più volte. Ricapitolando, noi dividiamo le modalità di utilizzo degli oli essenziali in due tipologie, la via dermica e la via olfattiva. La via dermica è tendenzialmente più indicata per i problemi e i disagi a livello fisico, mentre la via olfattiva si usa sia per la congestione alle alte vie respiratorie, sia per tutto ciò che riguarda il nostro mondo emotivo. Quindi quando abbiamo situazioni di ansia, di stress, di sconforto, di angoscia, che il nostro sistema olfattivo è collegato al nostro cervello limbico che regola i nostri centri emozionali e quindi ha un impatto di riequilibrio anche sul sistema neuroendocrino immunitario. Preciso che gli oli essenziali e gli oli vegetali di cui abbiamo parlato devono essere naturali e puri al 100%, quindi non inquinati, non aggiunti in additivi chimici, proprio perché, come avete visto, li usiamo sulla pelle e attraverso il sistema olfattivo. Qui all'Alambicco abbiamo tutti gli standard di riferimento affinché sia garantita la purezza e la naturalità di tutti gli oli, quindi ovviamente vi invitiamo sia nei nostri spazi anche per vivere l'esperienza olfattiva dal vivo, sia andando a esplorare il nostro sito dove troverete tutte le indicazioni più dettagliate e precise dei prodotti e degli utilizzi che ho esposto in questo video. Quindi vi aspettiamo e alla prossima! Thank you.